Noi della Signora Giallo Rosso siamo qui nel comune di Fiumicino con il sindaco Esterino Montino, ex membro della commissione lavori pubblici, assessore ai lavori pubblici durante il giubileo, ex vicepresidente della Regione Lazio e attuale sindaco appunto di Fiumicino dal 2013. Buongiorno. Buongiorno. E nel caso in cui l'iter per lo stadio della Roma dovesse essere bloccato, voi sareste disposti a proporvi per eh, realizzarlo qui a Fiumicino? Sì, noi siamo a disposizione, naturalmente spero che la situazione si sblocchi e quindi si faccia nella sede naturale, tuttavia eh, quando parliamo di Fiumicino stiamo parlando comunque eh, di un tratto, un pezzo diciamo, della città di Roma che 25 anni fa, solo 25 anni fa, si è distaccato dal Comune di Roma, ma era Comune di Roma. Ora noi abbiamo un piano regolatore che prevede eh, tutta una serie di insediamenti e di aree diciamo, di sviluppo. Tra queste aree di sviluppo c'è un'area molto grande che è quindi destinata ad essere eh, naturalmente edificata. Eh, lungo la rete dell'aeroporto, eh, nel quadrante ovest, così come lo chiamiamo noi, eh, che va tra mh, la ferrovia, l'autostrada che, eh, che viene qui a Fiumicino e quella che va verso Civitavecchia, su quel grande triangolone di circa 300 ettari. Eh, che naturalmente è di proprietà di, di, di molti privati, ma anche, anche di una eh, situazione diciamo, di fallimento abbastanza importante di 160 ettari, eh, dove è possibile sviluppare cubatura e in particolare infrastrutture di quella, di quella natura. Quali sarebbero i tempi di realizzazione e la modalità dell'iter se si dovesse realizzare qui lo stadio della Roma? I tempi sono sicuramente più rapidi rispetto a a una procedura che coinvolge un territorio che ha bisogno di varianti, di grandi varianti, varianti sostanziali di piano regolatore. L'iter è sicuramente un iter molto più speditivo rispetto, rispetto a un iter classico. La procedura è quella della conferenza di servizi, una conferenza di servizi è diciamo, un procedimento che coinvolge la regione ovviamente, dove ci sono le sovintendenze, ci sono, ci sono naturalmente in questo caso l'autorità di Bacino, eh, il, il consorzio di bonifica e così via. L'amministrazione capitolina per qualche motivo dovrebbe sedere anche in conferenza dei servizi in, nel caso in cui lo facessero, ovviamente a Fiumicino? No, in questo caso no, perché non avrebbe la competenza. Cioè per qualche centinaia di metri naturalmente eh, il confine cambia e naturalmente la competenza diciamo, cambia di segno e cambia, eh, sarebbe una competenza soltanto nostra. Ci sono tutte le prerogative e le possibilità per fare una, eh, così una, anche un intervento, che sia un intervento forse in termini di costo eh, sull'area anche... Eh, meno oneroso rispetto, rispetto a quello che, che magari viene fatto, di solito eh, l'onere dei terreni intorno a Roma, che non sono proprio dentro il territorio di Roma, sono addirittura più inferiori rispetto a quella, a quella di Roma. Sulle torri, eccetera, cioè adesso nel, nella questione specifica... Ehm, anche le torri lì, in questa fase diciamo, anche di mercato, di mercato immobiliare, eh, edificare una torre per fare uffici non so, di, di, su 30 piani, 25 piani, eh, con grandi superfici, qualche problema secondo me commerciale. Eh, Ora non è più quel tempo di prima, siamo a tempi completamente diversi, quindi forse un ripensamento anche sotto l'aspetto edificatorio va fatto e va fatto da parte di tutti. Questo terreno che lei ha citato prima fa parte dei 100 famosi già sondati dal, da parte della società Cashman e Walkfeed, ovvero la società incaricata della Ro, dalla Roma per sondare i vari terreni? Sì, a me risulta di sì. A me risulta di sì, eh, risulta di sì e credo eh, anche con una certa sottolineatura eh, favorevole, eh, quindi eh, stanno in questa gradatoria. Però credo che loro, già la Società della Roma, conoscono perfettamente di cosa stiamo parlando e anche perché la loro società, che è incaricata a fare una perizia, una, perizia, una ricerca delle aree intorno, questa già vi risulta che era già stata valutata. Concludiamo l'intervista con un appello per la Roma? Famoso, sto stadio a Fiumicino.